siamo una cosa assolutamente nuova che ci viene proposta dal CEG, Centro Evangelii Gaudium, in quest'anno in cui Sì. siamo tutti stati implicati da questa parola di origine greca così importante, profonda e bella, Sì. sinodale, il percorso sinodale. Di tutto ciò ce ne parla Maria do Sameiro Freitas. Il corso è stato richiesto al Centro Evangelii Gaudium proprio da vari dicasteri della Chiesa Cattolica e da altri enti che vedono nella spiritualità dell'unità un contributo molto importante per il successo del cammino sinodale in corso. E parte da due constatazioni. Una, che si parla molto di sinodalità, ma spesso non si sa cosa sia e soprattutto come metterla in pratica. Inoltre ci sono dei modi sistemici nella Chiesa che non aiutano a vivere in maniera sinodale e che vanno messi in rilievo appunto per essere risolti. Su tutto questo vorremmo parlare anche in aiuto di in rete con alcune facoltà teologiche italiane e all'estero. È proprio un corso, come diceva Michele, destinato a tutti, sacerdoti, religiosi, laici. Intendo offrire una preparazione sia teologica sulla riforma della Chiesa in chiave sinodale, sia pastorale, col tentativo di, per così dire, sinodalizzare anche il nostro modo di pensare, di agire e tutto questo. Il metodo sarà il metodo di Sofia, sarà il metodo che con Sofia Oebekam abbiamo già vissuto, interazione tra studenti e professori, aspetti laboratoriali, e assicurare una prassi che possa veramente essere riproposta dopo nella comunità o nella chiesa locale dove ognuno è inserito. Il corso completo è di 3 anni, però noi andiamo di anno in anno e ogni anno rivedremo le tematiche. Il prossimo toccherà diverse tematiche. Come che andranno poi anche ad approfondire cos'è l'accompagnamento, cos'è l'abuso di autorità, cosa sono i conflitti, come cercare di risolvere le polarizzazioni, agire pastorale, perciò tutte cose molto concrete, molto pratiche, e ogni anno sarà formato di 4 moduli, ogni modulo di 24 ore ciascuno su tematiche specifiche. Appunto, sono 96 ore, però queste 96 ore sono solo le lezioni frontali, poi c'è tutto quello che sappiamo, c'è di più, no? Tutti i laboratori, le ore di studi seguite dai tutor, tutto quanto. Come gli altri due corsi di Sofia, anche qui ci saranno dei credit universitari per chi sarà proprio studente e un certificato per chi sarà partecipante semplicemente. Il corso avrà una piccola parte di presenza allo piano, perciò speriamo che riusciamo a fare questo gruppo allo piano, però la grande maggioranza potrà seguire via web, individualmente o in gruppi, mettendosi insieme magari persone a piccoli gruppi. Il responsabile del corso è Vincenzo Di Pilato e ci saranno appunto professori di diverse facoltà teologiche, ma non solo. Sono previste anche traduzioni in diverse lingue, nelle lingue portoghese, spagnolo, inglese, francese, e l'inizio sarà il 16 gennaio 2023.